Comunque lo sapevo che era una grandissima perdita di tempo. Ah, signora, il commissario Montalbano sono! Ah, e chi sono? No, non è che sono! Il commissario Montalbano sono, non è che sono qualche cosa! Ma perché sta facendo oggi? Ti pare che sono sonda? No! Ma chi gridi? Chi c'è? Ah, ecco! C'è uno che fa voce e sono! Buongiorno, sono Cesare Di Liberto, il figlio della signora, dica a me! Sì, il commissario Montalbano sono, volevo scambiare un attimo due chiacchiere, posso entrare? Prego, si accorga! Grazie! Volevo premettere una cosa, non sì. Abito qui, ah. Sono venuto a trovare la mamma. Ah, ho capito, no, ma io volevo chiedervi questo in realtà. Come saprete, la signorina Prestia che abita con l'ingegner Moscato, convive, circa un mese fa è sparita senza dire niente a nessuno, proprio nel periodo in cui il fidanzato era a Milano, dal 7 al 16 maggio. Ma non ci sta dicendo, Cesare, no? E se lo fai parlare lo capisci, mamma. Signor commissario, sì. La mamma non sente molto bene. Ah. Quindi lei dovrebbe scandire le parole perché è abituata a leggere il labiale. Ho capito. E niente, io vorrei sapere se la suddetta signora ha visto o inteso qualche cosa. No, io ci ho parlato con la mamma, ah. Ma riguardo la scomparsa di Michela non sa niente. E invece sì, uisti, te l'ho detto e tu sempre insisti di no. E che cosa ha visto, signora? Signor commissario, la mamma non è soltanto un poco sorda, è anche... Ehi, vedi che io ragiono bene, capisci? E non ti permettere di farmi fare mala combasta davanti alle persone strane. Piuttosto, riccillo, commissario, che tu capisci. Forza! Il 13 maggio la mamma fa il compleanno. Allora io e mia moglie siamo venuti a trovarla e la sera ha voluto che restavamo qui a cena, ah. Ma alle 11 ce ne siamo andate. E allora? E allora voluto che parlo io, signor commissario, sì. Io quella sera esagerai un po' cagotta, mi cuccai e non poteva riuscire a pigliare sonno e tre di notte mi sono ricordata che non avevi scennuta la spazzatura. Vai a pennescere la volta e dalla tromba delle scale, o se d'un piano più sai di mia, vista un uomo che scendeva le scale curendo con una valigia troppo grande. Ah, e riuscì a vederlo in faccia? No, perché fuggeva che pareva un furetto, magari la valigia era pisantuna. Ah, beh, mi scusi, e lei perché non crede a sua madre? Perché la mamma la scorsa settimana mi ha detto che ha visto a suo fratello, a mio zio Renato, per strada. E allora? Allora lo zio Renato è morto 10 anni fa! Comincia un'altra volta! Signora! Comunque va bene, io vi ringrazio, arrivederci. Arrivederci, alla prossima! Arrivederci, signora! Arrivederci! Arrivederci! Grazie!